Buonasera. Buonasera. Ma che piacere, che piacere. Vieni qua, dopo ti fai il bagno di folla. Dopo ti fai il bagno di folla. Tra l'altro penso che questa sia la prima volta che te insieme in televisione, in assoluto. Sì, per la prima da Ruaggia parla. E parla a casa. A casa, sì, è per la prima volta. Senti. È la prima voce, è sempre una prima volta. Aspetta un momento, vuole farti una domanda la signorina. Aspetta, non la fare emozionare che è una presentatrice debuttante. Vuole farti una domanda tecnica, vai Anna. Beh, vorrei sapere sinceramente io che tengo di bello. Tutto cosa figlia mia? No, perché si riceve niente, si riceve niente. C'era qualcosa che non va. Sei una cattiveria tua, tu hai iniziato a stare. C'hai la casa umida però. Come mai? Perché tutto è andurciato, figlia mia. Questa è l'umidità. Questa è l'umidità. No. Allora, dovete sapere che queste battute che molti giudicano un po', insomma, un po' grevi, qualche grossier, volta grossier. Un po' grossie, fanno parte di una tradizione storica del nostro teatro, che è quella dell'avanspettacolo, no? Dove si faceva ridere anche grazie a questi doppi sensi innocenti, certo, tra l'altro. Certo. Sicuramente molto più puliti di certe scene orrende che vediamo oggi in televisione. Oh, i talk show, per esempio, sei d'accordo o no? Mamma mia, parolacce, che liti. Uno invece lui faceva la battuta, magari il doppio senso, la banana, un cetriolo, no? Brava. Però se cosa è fissato brava. Con... Che bella trasmissione. Che io bella parlo trasmissione. Di banana e cetriolo e lui punta le mele della Diana, ecco. Sempre per rimanere in tema i Robby Fruttaiole, capito? Raggiungiamola, Veveni, devo farsi una mini intervista. Ah. È difficile intervistare. Prego. Non sono io. Metti di qua. Allora, io ti chiedo due o tre cose, perché insomma tu sei un personaggio di grandissimo spessore, al di là di quello che vedete in televisione, della maschera. Oscar è una persona di una grandissima sensibilità, io spesso ho avuto modo di confrontarmi con lui, anche sulla vita, sui problemi che tutti... Abbiamo passato quasi una notte insieme io e te a parlare di queste cose. Alla fine abbiamo visto che indipendentemente dal sella che ci accomuna, ma abbiamo molti sentimenti. No, ma mi piacque quella notte anche perché tu non portasti le banane e le zucchine, eccetera. Ecco, devo dire. Fu una bella serata per quello. No, scherzo. Allora, il tuo rapporto con Mario Merola, so che tu lo vuoi dire, vuoi raccontare. Dunque, io non amo più parlare di Mario, perché ognuno che gli esce giustamente dovrà dire qualche cosa, qualche aneddoto. Basta, Mario è passato a vita migliore e alla coppa ci sta guardando. Qualche po' zingazza pure quando sente qualcuno canta malamente, dice meglio su un morto e non lo sente. Mentre invece vorrei raccontare simpaticamente l'ultimo incontro con Mario. Sì. È stato forse l'estate scorsa, quando si fece la sua festa dei 70 anni, quella 70, al porto. Io stavo al porto, stavo partendo a fare una festa a Ischia. Però tutto sta dicendo, ma questa è la festa di Mario Merola, andiamo a salutare. Per la verità mi fecero entrare, andai a salutare, lui stava in questo camerino di favore. Mi vide, e tu, Oscar, Oscar Di Mai, si mettette a parlare di mia mamma e mia zia, che lui era piccolo e andava a teatro a vedere mia mamma, che all'epoca era più vecchia di lui, chiaramente, e mi disse, tu con Cafoni hai capito tutte cose, e hai scassato tutte le misure, hai fatto potere, sei pigliando il pavarello. E ti Mario, quello che si vuole, lo sai secondo me il successo di questo personaggio qual è? Che tu hai fatto un comico in una maniera, tu hai fatto Mario Merola la comicità. Dai, ma sai, forse è vero. A questo uomo buono, insomma, che poi risolve i problemi della gente, che poi alla fine era il nostro Mario Merola. Ma tu sei davvero buono o sei uno che sa fingere bene? Forse apriti. Guarda, in confidenza. Ti devo dire la verità, onestamente, senza peccare di presunzione, sono proprio un buono guaglione, mi dovete credere, sono proprio un buono guaglione. Però certe volte, tu lo racconti spesso anche in qualche tua canzone, qualche tua macchietta, certe volte ti pesa, no? Questa maschera del cafone, quando giri per la città, quando ti sposti e magari tu quel giorno sei un po' arrabbiato, un po' nervoso, che pure un comico si sveglia triste e malinconico. Ecco. Come fai a risolvere? Come hai risolto questo problema? Ma il comico in genere è un uomo triste nella vita, nel proprio intimo, però giustamente quando tu incontri, tiene un problema e viene una vicciarella che ti saluta e dice, ah, fa una fotografica a nonna, oh creatore che c'hai, come fai tu a non accontentare quando poi c'è la mattina si ruga fuori da gente, non lo puoi dire? Bene, allora prima vai con l'applauso, fatelo, va, siamo in famiglia. Senti, prima Anna ti ha fatto la domanda, Oscar, cosa c'ho di bello io? E tu hai risposto tutte cose, adesso te la faccio io. Sì. Ma io, Oscar, che tengo è bello? Come Gianni Simeoli? Io. Tu onestamente sei uno dei primi che ha parlato bene di me quando eravamo rivali e non eravamo amici. Tu hai parlato bene di me e me l'hai taggiato. Ma io voglio... Che devo fare per fargli dire quella cosa? Ma ce lo dico, che vuoi sapere? Facciamola qua, facciamola qua. Facciamo proprio la scelta, tu stai qua, io arrivo, ok? Io arrivo da qua, facciamo la scelta.
Oh, Oscar, come stai? Ci vuoi che sto di ribelle? Yeah. Vai! E adesso l'Oscar Di Maio, cantante, showman, macchiettista con due canzoni di... Un gelato. Ecco, due canzoni prego, che... Prego, quanti ne vuoi? Quale Ien? Questo o questo? Questo qua? Senti, allora, ti presenta Anna Sanremese. Avanzi. Vai. No, ti presenta lei. Sì. Tutte e due le fai. Sì. Tutte e due me la già fa. Certo. Una redana. Allora me la già fa due. Che succede? Ha perso il segno perché qua cambiamo la scaletta. Allora, mia cara, sei bravissima. Tranquilla. Allora, di Pisano, rendine. Vai. Eccola. Di Pisano... Rendine. Mi scusi. Che lupa terna. Di Pisano, rendine, la pensée, canta Oscar Di Maio. Questa tiene bella, la pensée. Ogni giorno cambia un fiore e la porti in pietà a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pensée. Ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio non ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu penso sempre a me. Ai 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 ai, che bella panze che tieni, oh, che bella panze che c'hai. Me la dai la tua panze. Io ne tengo un'altra in petto e la unisco tutte e due. Panze mia e panze tua, il ricordo del nostro amore. Questo cioro ha valutato, tanto caro lo terrò, quando si sarà mosciato, rirafa sa mosci pure a te. Io me lo conserverò, a tre petali tesoro, ogni uno c'ha un colore, sono petali d'amore. Uno è giallo e due amarò. Ai 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 ai, che bella panze che tieni, ah, che bella panze che c'hai. Me la dai la tua panze. Io ne tengo un'altra in petto e la unisco tutte e tu. Panze mia, panze tua, il ricordo del nostro amore.